Ciao a tutti ragazzi, sono Shadot e oggi vi insegnerò a duplicare i blocchi o i materiali su Minecraft e in altre parole come avere diamanti infiniti. E questo è un glitch, cioè un bug del gioco di cui potrete abusare. E la versione che sto usando adesso di Minecraft è la 1.5.2 e appunto questo glitch funziona anche nella survival. Quindi se volete potete usarlo anche in survival. Non so se funziona in multiplayer perché non l'ho mai provato, però io penso funzioni, però è un casino farlo perché c'è tutta una questione di lag dietro. Insomma, dovete avere un timing abbastanza preciso per farlo. Comunque dovrete costruire una roba del genere. Adesso io sto usando dei blocchi di ferro, ma voi potrete usare un qualsiasi blocco, quindi anche la terra. E fate una struttura del genere e mettete un bottone qua e una redstone torch qua. Ah, e i materiali che vedete, che mi vedete addosso, me li sono dati con la creative, ma appunto è solo per farvi vedere come funziona. Quindi vabbè, non serve la creative per questo robo. Poi mettete allora, un repeater di redstone qua. Di qua. Un robo di redstone qua. No, aspetta un attimo. No, una torcia di redstone. Sì, va, sono incasinato. Allora, repeater qua lo settate su 2. Quindi 1, 2. E qua mettete 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qua due robe di redstone. E tutti questi dovete settarli a 3. Quindi al massimo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. E una volta fatto questo, dovrete costruire un altro robo qui di ossidiana. E di ossidiana perché appunto userete una TNT che io fenomeno mi sono dimenticato di darmi. Quindi prendiamo velocemente la TNT. Ok. Che appunto useremo la TNT per questa roba dei blocchi infiniti. Allora, quindi mettiamo dell'ossidiana qua in modo che non si sfasci tutto il terreno. E creiamo questa roba 3x3. Coprite bene con l'ossidiana. Qua ne lasciate un buchetto così. E anche qua dovrete mettere un blocco di ossidiana perché sennò si spacca e la redstone non riesce a prendere bene. Comunque, una volta fatta questa costruzione, potete procedere all'opera, diciamo. E dovrete mettere una TNT qui, in questo buchetto che avete lasciato, e un dispenser qui. Allora, il trucco sarebbe sfruttare, diciamo, un tempo di, tra virgolette, salvataggio degli oggetti. Per cui noi mettiamo il diamante qui nel dispenser. E quando noi clicchiamo il pulsante attiverà la TNT qua dentro e farà, cioè il segnale di redstone farà tutto questo ciclo e andrà a finire di nuovo qua e accenderà questa torcia. Allora, visto che il timing deve essere molto preciso per duplicare il diamante, la redstone torcia ci sarà come guida per quando dovremo levarlo. Adesso vi faccio vedere un po' meglio. Allora, mettetevi in una posizione del genere in modo da vedere la redstone torch. E quando siete pronti, premete il pulsante. Tenetevi pronti a levarlo. Ok, ho fallito questa prima volta perché il tempismo deve essere perfetto. Quindi non vi preoccupate se la prima volta non riesce perché vi ci dovete prendere la mano, diciamo. Riprovate.
di nuovo. Potrà volerci un po' di tempo. Cerchiamo di prenderlo in questo tentativo. Ok, vedete che ha generato due diamanti. Uno sarà il vero diamante e quell'altro sarà un diamante falso che però vi permetterà di generare diamanti infiniti premendo Q con in mano il diamante vero. Quindi quelli non sono veri diamanti, sono tutti diamanti finti generati da questo. E quindi quello che ho in mano, c'ho un diamante finto però infinito. E visto che questo diamante è buggato e quindi scomparirà nel vostro inventario, per sbuggarlo, diciamo, dovrete crearvi una crafting table e con questo diamante premete tasto destro in tutto il coso. Come potete vedere è infinito, cioè genera diamanti infinitamente. E vi mettete qui quanti diamanti volete e li trasformate in diamond block, che non saranno buggati. Quindi facciamo una roba del genere. Sì, potete craftare anche armature se volete, già che ci siete. Ma io consiglio sempre prima il diamond block e poi vi gestite i diamanti come volete. Questi potete anche buttare. E una volta che avete questi diamond block, li mettete qua. E non premete shift sul diamante perché ve li metterà insieme allo stack buggato. Ma premete singolarmente e posizionatevi dove volete. E appunto, questi saranno diamanti veri, mentre questo sarà solo un diamante buggato che, come vedete, scomparirà. E dovete stare attenti a questi diamanti fantasma perché vi buggano tutto. Quindi un consiglio che vi posso dare è prendere un accendino. Un attimo. Prendere un accendino e con questo accendino bruciate questi diamanti, che sono tutti diamanti fantasma, cioè buggati. E con sì, fenomeno. E con i diamanti che vi siete fatti potrete fare tutta la roba che volete. No, adesso ho ribuggato lo stack, però. Quindi, aspetta. Ecco, vedete, non fate come ho fatto io perché qua sono ancora buggati. È abbastanza instabile sta roba. Quello che dovete. Cioè, quello per cui dovete stare attenti è di non camminare su un diamante falso. Perché se no, appunto, vi si corrompe lo stack di diamanti vero e diventa uno stack falso e quindi scompare anche quello. Comunque, cerchiamo di non lasciare diamanti in giro. Quindi facciamo una roba del genere. Ok. Rifacciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. E adesso questo lo rimettiamo qui. E questo lo buttiamo di qua. Ecco, adesso come potete vedere ci avete i vostri diamanti, che saranno diamanti veri. Come vedete scende il counter dei diamanti e se prendete sale di nuovo, quindi diamanti veri. State alla larga di quelli, da quelli, perché tanto scompariranno, se volete essere sicuri, dategli fuoco. E una volta bruciati i diamanti falsi, avrete diamanti veri. Quindi spero che questo tutorial guida vi sia piaciuta. E se vi è stata utile e vi ho insegnato qualcosa che non sapevate, mettete un mi piace al video e condividetelo anche con persone che non lo conoscono per stupirle o per appunto fargli approfittare di questa roba perché non so se lo fixeranno nella 1.6, quindi se volete diamanti infiniti, fatelo subito, finché potete.
E quindi appunto informate più gente possibile, magari linkate gli il video, non lo so, se almeno capiscono come si fa. E vabbè, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!